Radio Terra, on air, on air. Buonasera da Radio Terra On air. siamo qui alla Juilliard, una scuola di danza di Soccavo che ci ospita in questo momento e ringraziamo per presentare lo spettacolo Eternos. Eternos, una produzione Naviganti Inversi, siamo qui con Marco Serra, la mia sinistra, il regista, e tutto il cast. La prima domanda riguarda proprio il titolo, Eternos. Marco, parlamene. Allora, eh, già dal titolo si capisce che si ha l'intenzione di creare una provocazione eterna per l'appunto. Il, il testo parte da una storia che mh, affonda le origini nella Bibbia. Quindi per creare una provocazione... Quale testo poteva essere più adatto come un testo tanto discusso come quello della Bibbia? Uh, Antico e Nuovo Testamento. I personaggi se per l'appunto sono alcuni personaggi simbolo della storia della religione cristiana. E, um, ci sono due esponenti di due fazioni totalmente opposte. Lo spettacolo trova um, la, il contrappunto tra la, il lavoro sul corpo del quale io principalmente mi occupo avendo fatto diversi corsi di formazione e studio sul lavoro del movimento corporeo è un lavoro di parola che si, um, si concretizza nel testo di Manluigi Antonio Scherillo questa drammaturgia a quanto particolare moderna, veloce che um, trova un connubio a volte forzato però è stato quello un po' l'esperimento nel lavoro fisico perché la drammaturgia a Monte prevede parte del lavoro da effettuare con gli attori che recitano la parte di statue. Ci troviamo in uno spazio atemporale, per l'appunto, e si vede la vita come un anello, un cerchio. Ogni persona si trova a passare in questo spazio. Che non ha un luogo fisico ben definito, un luogo geografico ben definito. E, secondo la concezione di questo spettacolo eterno, ogni persona passa in questo luogo due volte: prima di nascere e appena morti. Infatti, le statue che si trovano in questo spazio sono pietrificate nell'attimo esatto in cui sono morte. Ci sono persone che sono morte a 16 anni, altre a 50 e hanno più o meno le fattezze dell'ultimo istante di vita e si trovano a raccontare parte della loro esistenza. A questi personaggi che sono fuori dal comune, che vivranno in parte la stessa esperienza, cioè di dover nascere e morire più e più volte. Perché Eternos parla proprio di questo, della ciclicità e della ripetitività del tempo e della vita. Questa concezione di... Um, Ripetizione, reincarnazione nella stessa esistenza. Ehm, il pretesto è proprio quello: attraversare un, un percorso biblico per poi spaziare anche a una denuncia sociale. Um, Contemporanea all'utilizzo delle armi, all'utilizzo di uh, vaccini, uh, all'utilizzo smisurato di medicinali per uh, incutere il timore nelle persone che poi uh, ricorrono all'acquisto di medicinali e vaccini per curarsi, uh, alla guerra, alle differenze religiose, alle differenze ideologiche: uh, tutto questo con una vena. Mh, Comica, ironica, uh, sprezzante perché Ivan, uh, Ivan Scherillo per l'appunto scrive in questo modo: ci dà la possibilità di, uh, di denunciare, però rimanendo sempre um, su una linea di intelligenza ironica. Cioè, non è una denuncia pesante, ma è quella battuta che devi capire devi seguire e quindi questo ci dà la possibilità di creare uno spettacolo che deve essere seguito, deve essere capito senza impegnarsi troppo. La parola è un veicolo fortissimo, i loro corpi, i corpi degli attori che sono in scena ancora di più. Unire le due cose ci dà uh, l'occasione di creare uno spettacolo forse molto forte, e, mh, diverso nel suo genere rispetto a quello che siamo abituati a vedere a Napoli, o perlomeno quello che si vede nel 90% dei casi a Napoli. Degli attori che partono da... Il movimento, dalle musiche. Io ho lavorato molto con loro sulle musiche dello spettacolo, sulla scelta musicale che è stata fatta a monte, per poi creare delle scene ad hoc su quelle musiche. Perché per me l'ispirazione parte anche dall'ascoltare una musica, dal vedere un quadro, dall'osservare una statua per l'appunto, per poter riprodurre l'arte che è già stata fatta. Quindi una forma d'arte a 360 gradi che è danza, che è parola e anche un po' filosofia, perché comunque parliamo di temi importanti affrontati con un linguaggio internazionale, perché il corpo, la danza, non ha bisogno, ha necessità di parola, perché comunque eh, noi italiani siamo molto legati alla nostra lingua, però io credo che sia importante ritrovare un teatro anche fisico, un teatro di movimento ed è quello che comunque dalle prove ho potuto apprezzare. Puoi parlarmi comunque del tuo rapporto con il corpo e del tuo rapporto anche con la visione di Marco in qualità di regista perché Marco è alla sua prima regia, ma io che ho potuto apprezzare le prove ho visto che eh, ha comunque una sicurezza, ha comunque un senso del ritmo della musica e del corpo che non è da tutti. Assolutamente. Prego. Grazie. Allora, sicuramente il lavoro di Marco è stato uh, veramente molto minuzioso, poiché noi abbiamo iniziato che non avevamo, io personalmente non avevo ancora iniziato alcun lavoro sul corpo, avevo fatto solo dei workshop e Marco ci ha messo esattamente in condizione di poter trattare esattamente il nostro corpo come la prima arma a disposizione del pubblico e dello spettatore. Quindi siamo stati accompagnati da lui e personalmente ho dovuto um, unire questo lavoro che è stato affascinante e sicuramente utile a quello poi della parola poiché eh, io faccio costantemente uso del, più delle altre statue eh, dell'utilizzo del, dell dell'ironia di Vanscherillo, per cui diciamo, io sono esattamente il tramite della contrapposizione fra la parte diciamo, brillante eh, e invece i momenti che sono assolutamente... Ehm, eh, drammatici per certi versi o comunque enfatici che hanno bisogno del loro momento a sé. Quindi io spezzo e sono un connubio diciamo, del lavoro sul corpo e di quello eh, di, di parola. E Marco è una persona soprattutto molto aperta poiché mh, chiaramente un regista alle prime armi potrebbe eh, essere preso dall'enfasi e mh, buttare giù un sacco di idee senza ascoltare. Invece lui è sempre stato molto pronto a sentire anche i nostri consigli, ad, ad ascoltare se volevamo, avevamo qualche perplessità, qualche dubbio e ci ha sempre dato spazio. Quindi secondo me è una cosa degna di nota questa, soprattutto per noi. Mi chiedevo questa dicotomia tra ironico e drammatico, ti rispecchia? Io penso che rispecchi la maggior parte delle persone, soprattutto perché a volte nel dramma c'è la maggior possibilità di creare ironia spesso si ride di una persona che scivola per la persona che è scivolata e si fa male è un dramma, per chi guarda è ironico e divertente quindi io penso che sia un connubio che sia, cioè un connubio naturale tra le due cose riportare nello spettacolo poi mh, nella figura di Noemi, il personaggio interpretato da Noemi che è il veicolo principale dell'ironia il pubblico quando vedrà questo spettacolo forse avrà la... Mh, la possibilità di ridere principalmente su alcuni dialoghi in cui uh, Noemi col suo personaggio è protagonista. Ehm, sì, le due cose secondo me si, si legano un po' come bianco e nero, sono l'una il completamento dell'altra, quindi non esiste il dramma senza l'ironia, se non sapessimo ridere non, non potremmo apprezzare l'assenza la, la, della risata e quindi il dramma secondo me. È giusto. Vorrei ricordare tutto il cast, partendo, lo faccio io? Se lo fassi, <ride> Vediamo se sono preparata. Dai, allora fassi, partiamo dalla eh. mia sinistra, Emanuele Scherillo, Giulia Visone, Diego Sommaripa, Ciro Bernardo dietro di me, Simona Pipolo e Linda Strazzullo. Sono stata brava? Ok. Sì, <ride> Volevo che un altro degli attori parlasse magari del suo ruolo, faccio scegliere a voi. Diego magari o Ciro? Sì, 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 sì. Facciamo sì, sì, sì. Parliamo con un altro maschietto. No, vabbè, del ruolo non parliamo, cioè nel senso. assolutamente. Eh... del tuo rapporto con Marco? Sì, vabbè, eh, che, che nasce in una sera di dicembre al Bartico con questa oh, convocazione. <ride> no, niente, eh, sì, sì. c'è stata subito sinergia. Poi mi piaceva ribadire un punto che diceva Marco, che questo non è uno spettacolo che noi eh, napoletani possiamo assistere spesso nei nostri teatri, anzi credo sia eh, molto uni, unico nel, nel suo genere, partendo dalla scrittura di, di Ivan, la regia di Marco. La, le performance dei nostri performer perché non siamo solo attori siamo attori che lavorano con corpo ci sono ballerine e ballerini e, e quindi uh, fa piacere dare questo, questo sapore europeo addirittura neanche, neanche nazionale ma questo è uno spettacolo europeo di quelli che se ne vedono uh, in Germania o quantomeno nel nord Europa anche in Svezia mi è capitato di vedere performance simili e noi eh, con il nostro tocco di buona napoletanità, con la nostra genuinità, lo portiamo in scena al Depoche che è eh, un, un nostro fiore all'occhiello del, del teatro, del panorama dei teatri eh, napoletani, eh, sperando che sia un trampolino di lancio, chi lo sa, per andare anche noi in Europa. A me il freddo della Germania non fa paura mi sembra giusto anzi magari portiamo noi un po' di calore eh, i napoletani bene, allora quindi ricordiamo Eternos presentato dai Naviganti Inversi al Teatro de Poscio in via Salvatore Tommasi 15 25, 26 e 27 aprile come sempre 25 e 26 alle 21 giusto? e 27 alla pomeriggio alle 18 io vi saluto un saluto da tutto il cast di Eternos arrivederci da Radio Terra On Air.